Alzate sto gobbo che non si legge niente. Siamo in diretta. Siamo in diretta? Sì. E gioca con noi. Salve a tutti, mi chiamo Bilancia, sono 24 pieri. Che figura di merda, mi sono già eliminato da solo. E gioca con noi Anna da? Taranto, sì, mamma ce la faremo. Taranto. Vai, un'altra, su. Cosa fai in bagno? Pippa. Continua il proverbio. Il troppo scoppia. Moglie e buoi cazzi tuoi. Dove porti la tua ragazza il sabato sera? Parcheggio. Bentornati, partiamo subito con una domanda molto semplice. Quanto fa 7 per 8? Ma è semplice. 81. Quando è 1945? Esatto, come fa a saperlo? Mica io sto barando, cioè dovrei conoscere l'autore del programma, Maurizio, che dovrebbe essere casualmente mio cognato, che casualmente sa che ho un sacco bisogno di soldi. Poi dovrei sapere anche la prossima risposta, la Francia. E infatti Parigi è la capitale della... Arizona. Pagina 1, se gira la pagina c'è... La smetta! Ma Pio, cosa intendi fare? Punto il dito contro Gaia. Come? Compro una vocale. Hai sbagliato. Mi scusi. La indovino con una. Giro la ruota. Per me è la cipolla. La accendo. Scossa? La B. Di B. Abbecedario. Mi scusi. Upupa. Mi scusi. Arturo. Mi scusi. Lo stretto di Gibilterra. Il Caucaso. Mitosi. Inammissibile. Inammissibile. Non le piace la parola mitosi? Posso cambiare? Meiosi. Mi scusi. Cleopatra? No, non va al 3G. Cleopatra? Ma sta al telefono? Io al telefono? Le pare che io sto al telefono? Questo veramente... Non posso parlare, sono un gioco a quiz. Lo so, sono il conduttore. Mi dai la risposta, per favore? Lei lo sa che è eliminata. Almeno la password del wifi. Ma vedo che ti accompagna la tua fidanzata Marisa, da lato siete prossimi alle nozze. No, a dire il vero, Marisa mi ha lasciato mezz'ora fa, quindi sono solo. Posso avere un abbraccio? Cosa pensi del conduttore? Che è un cogli... Posso fare un appello? Fallo, fallo. Marisa, io te lo giuro che io quella vecchia non la conoscevo. Che simpatico concorrente. Simpatico di che? Cosa è tuo fratello? Adottato. In quanti la vedono sta trasmissione? Tanta gente. Non è vero. La scritta Omero. Omero. La risposta è sbagliata. Andiamo in pubblicità. Pubblicità. Qual è il participio presente del verbo splendere? Provo a fare la chiamata a casa, che c'è mia nonna che ha 3 lauree, quindi... Pronto? Pronto, nonna, sono Mirko. Mimmo. Mirko, nonna, tuo nipote. Una, quanto tempo, Mimmo? Nonna, sono Mirko, devo rispondere qui al quiz. Mirko, nonna, sì, ho mangiato comunque. Che ha cucinato la mamma, Mimmo? Nonna, i tortellini, nonna. Ah, meno male, vai, ero buona la nonna? Sì, ero buona. Ah. Domanda da 7 milioni ed 800 mila euro, che ti può cambiare la vita. Però, in caso di risposta sbagliata, potrai essere disredato dai genitori, lasciato dalla fidanzata o addirittura deriso su Facebook. Come ti senti? Che stavo meglio prima. Non si può lasciare il montepremi invariato. Quanti capelli aveva Napoleone Bonaparte? Come pensa di spendere il montepremi appena vinto? Montepremi? Tutto quanto in drogo. Buona serata a tutti!